Anticipazioni Grande Fratello 30 aprile scatta l'espulsione per Bahia e Luigi. Cresce l'attesa per la messa in onda della prossima puntata del Grande Fratello 2018 che vedremo in onda questo lunedì 30 aprile in prime time su Canale 5. Questa settimana ne sono successe davvero di tutti i colori all'interno della casa più spiata d'Italia. Dove abbiamo visto che i concorrenti si sono scagliati duramente nei confronti della povera Ida Nizar, la quale è stata bullizzata e umiliata da quasi tutti i concorrenti in gara. Colpo di scena al Grande Fratello 2018, D'Urso furiosa. Una situazione decisamente imbarazzante e a tratti vergognosa che ha ovviamente spinto la produzione a dissociarsi da tutto quanto fosse accaduto in questi ultimi giorni. Nel dettaglio abbiamo visto che Barbara D'Urso ha espresso il suo totale sdegno nei confronti di Bahia e Dame. Il concorrente di colore che in settimana è arrivato ad avere uno scontro quasi fisico con Aida e ha pronunciato frasi come: gonfio e ti massacro, scatenando così l'ira dei tantissimi spettatori del GF 2018, che adesso sperano vivamente in una presa di posizione dura da parte degli autori e della produzione stessa. Cosa succederà a questo punto? Le anticipazioni sulla puntata che vedremo in onda lunedì 30 aprile in TV rivelano che Barbara D'Urso dovrà leggere il contenuto di una busta brutta ad alcuni dei concorrenti che sono all'interno della casa di Cinecittà. Doppia squalifica nella puntata del GF 2018 del 30 aprile. Il contenuto di questa busta contiene quasi sicuramente l'annuncio dell'espulsione immediata per alcuni di questi concorrenti che hanno avuto dei comportamenti da bulli nei confronti di Aida Nizar. Il primo che dovrebbe essere punito è Bahia Dame, che come vi dicevamo è stato colui che ha esagerato arrivando quasi a mettere le mani addosso ad Aida. Il secondo concorrente che rischia l'espulsione definitiva dalla trasmissione, invece, è Luigi Favoloso, il fidanzato di Nina Moric. Questa settimana anche lui ha usato termini a dir poco dispregiativi nei confronti della bella Aida e proprio stanotte è arrivato a dire che userebbe l'acido contro di lei. Espressione che, dato il clima delicato che vige in Italia sul tema della violenza contro le donne, scatenato l'ennesimo putiferio in rete dove in tantissimi hanno chiesto alla produzione del GF 2018 di mobilitarsi e di evitare che un essere simile possa apparire ancora in TV 24 ore su 24 e dire cose così gravi.